Ciao papà, quando leggerai queste righe sarò già lontana. Non puoi più fare nulla per fermarmi e credimi, è meglio così. Negli ultimi tempi le cose sono andate peggiorando. Non dormo più la notte, terrorizzata al pensiero di imbattermi di nuovo negli incubi. So tutto. So di non essere davvero tua figlia, almeno quanto son certa che mi mancherà l'amore con cui mi hai cresciuta. Devo affrontare il mistero che avvolge il mio passato. Solo in questo modo tutto questo potrà finire. Ti voglio bene, la tua Michelle. Si usa chiedere permesso dalle tue parti. Mi scusi, padre. Credevo non ci fosse nessuno. Solo perché non vedi qualcosa non significa che non ci sia. Vorrei visitare l'abbazia, padre. E perché mai? Sono una studentessa di storia dell'arte. Preparo la tesi di laurea sugli edifici religiosi di queste parti. E questo posto emana una tale aura di mistero. Vorrei concludere qui le mie ricerche. Mi spiace, ma l'abbazia non è aperta alle visite. La prego. Ho fatto un lungo viaggio pur di vedere questo posto. Devo entrare assolutamente. Lei può farmi da guida, vero? E va bene. Ma solo qualche minuto. E non ti allontanare troppo. Come nei miei incubi. Immagino tu voglia visitare anche la cripta. E per così dire, il piatto forte per voi curiosi. Beh, sì. Eh?
Allora vieni. Solo non ho tempo da perdere. Hai cambiato idea? No, no, la seguo. Ti avevo detto di non allontanarti. Mi scusi, c'era una candela. Siamo già fuori dalla pianta dell'abbazia qui. Vero? Ma il sotterraneo prosegue in quella direzione. In fondo si allarga. È una croce molto più ampia di quella che fa da base alla pianta dell'abbazia. Una croce rovesciata, se vista dal lato sud. Come fai a sapere tutte queste cose? Sono già stata qui centinaia di volte, nei miei incubi. Credo che c'entri questo. Signum est. Lo riconosce? L'avevo al collo quando mi trovarono, neonata. Prima che mi adottassero, è l'unico legame che ho con un passato che non conosco e che voglio scoprire. Sei tu allora? Mi conosci? Io... questo posto. Un tempo questa era una grande abbazia abitata da molti frati, uomini, donne. Pregavano, lavoravano, vivevano in pace. Finché un giorno non arrivò lui, il maligno. Questo è solo uno dei nomi con cui definirlo. Prese il controllo uno dopo l'altro di tutti i frati, corrompendo chi poteva e uccidendo gli altri. I seguaci del male divennero ben presto inarrestabili, seminarono lo scompiglio nel villaggio. E gli incauti viaggiatori che sostavano presso l'abbazia finivano col subire atti di una crudeltà indicibile e inumana. Micaela era poco più di una novizia presso l'abbazia, ma per tradizione della sua famiglia conosceva le arti antiche della magia. E così raccolse in un unico potente amuleto l'energia immacolata di una neonata sfuggita alle stragi. Vedi, tu e l'amuleto, il signo, siete la più grande arma mai forgiata contro l'entità malvagia che infestò questi luoghi. Micaela avvertì le autorità religiose. L'abbazia fu isolata, i frati dispersi. E l'entità maligna intrappolata per sempre tra questi luoghi. Ma non posso essere io la bambina. Lei sta parlando di un evento di secoli fa. Secolo istanti non fa la differenza. Immagino che la spiegazione più razionale sia che vi siate tramandate il ciondolo e i suoi poteri di madre in figlia, ma questo adesso non ha più nessuna importanza perché tu e il ciondolo siete qui. La storia torna al suo punto di partenza. Il cerchio si chiude. La mia vita, tutto aveva una spiegazione. Certo. E ora puoi consegnarmi il ciondolo. Come? Il ciondolo, Michelle. Brava, Michelle, così. Io
non le ho detto il mio nome. Come può saperlo? Tu sai... Lo sapevi fin dall'inizio. Da quando mi hai vista. Era una trappola. Gli incubi. La mia vita. L'abbazia. Tutto aveva una spiegazione. Mi hai condotto fin qui per sottrarmi il giorno. Per l'ultima volta. Il Signum, ora. No! Penserai di andartene così facilmente, vero? La pecorella smarrita sarebbe così abile da sfuggirmi. Rinuncia. Dammi quello che mi spetta, non hai scampo tra queste mura. Lasciami passare. Sì, ma solo dopo che mi avrai dato. Non ti darò mai il mio ciondolo. Dovrai uccidermi. Non avere fretta. Ho un repertorio di terrificanti torture a cui sottoporti. Prima di strapparti l'anima da quel tuo corpicino magro. Nemmeno puoi immaginare le cose che hanno visto e provato i miei poveri fraticelli. Le vette di sublime follia sfiorate da quelli che si sono uniti a me e il dolore senza fine di quelli che hanno osato opporsi. Abbastanza da desiderare l'inferno, non credi? I miei poveri piccoli fraticelli, tutti condannati a subire in eterno. Tu non puoi prendertelo con la forza. Scusa, hai detto? Il ciondolo è troppo potente per te. Cesserebbe di essere una minaccia solo se te lo consegnassi io, di mia volontà. Per questo hai messo in piedi questa sceneggiata, il frate, l'abbazia, la sua storia. E da me lo avrai. Mai! No! Serve aiuto? No, no, grazie. (Susurra)